Mister Capuano, allora, che effetto fa seguire la partita alla tribuna? Ah, intanto buonasera, è brutto, è un effetto molto brutto perché soffri, non puoi intervenire, quindi è una sofferenza, è una partita molto difficile, molto importante, non è facile, però purtroppo eravamo squalificati e si è sofferto molto. Parliamo della partita, adesso un risultato che rimette in marcia il Taranto verso la salvezza, anche alla luce dei risultati che giungono negli altri campi, un sabato favorevole. Ma noi non pensiamo agli altri risultati, noi pensiamo a noi stessi. Noi era una partita difficile, i primi 20 minuti abbiamo iniziato molto bene, abbiamo recuperato palla, abbiamo avuto due o tre occasioni, due clamorose per far gol, poi man mano abbiamo avuto paura e ci siamo abbassati troppo e non abbiamo fatto bene. Alla distanza siamo anche calati con grande onestà, però abbiamo retto con quelle che sono le nostre caratteristiche, la compattezza, non ci siamo mai disuniti anche nei momenti di grande difficoltà, non correndo mai rischi importanti. Siamo ripartiti bene in più di un'occasione, dovevamo fare molto meglio, però portiamo questo punto a casa, qualcuno dirà l'ennesimo 0-0. Il raggiungimento dell'obiettivo o 0-0 o 3-3 cambia poco. Una partita molto difficile, ripeto, abbiamo fatto benissimo nella prima fase, poi abbiamo sofferto anche perché loro nei campi hanno guadagnato tanto, noi nei campi abbiamo perso tantissimo, però ripeto, portiamo un risultato importantissimo a casa che ci avvicina ancora di più alla meta. Adesso ci sono 8 partite fino al termine della stagione regolare, 5 in casa, 3 in trasferta per il Taranto. Ma noi giochiamo su noi stessi, noi possiamo avere la possibilità di non guardare gli altri risultati, in quanto abbiamo un vantaggio, seppur minimo, però importante. È normale che mancano sempre meno giornate, alla fine abbiamo tanto ancora da lavorare, da sudare, lo faremo quotidianamente sperando di poter raggiungere un obiettivo per tutto quello che è successo in questa stagione, con tutte le vicissitudini, con tutte tante situazioni che non voglio elencare, quindi se dovessimo farcela sarà qualcosa di molto importante, però lo sappiamo che è ancora molto molto difficile. Un'ultima cosa sulle decisioni, quella iniziale di rispolverare la briola dall'inizio in cabina di regia, però poi il ripensamento durante l'intervallo. La partita va letta, non stava facendo bene Valerio, non stava facendo bene, chi è entrato non è che ha fatto benissimo, con grande onestà, sono una persona molto schietta, quindi abbiamo tanti giocatori con dei problemi, purtroppo quando stai fermo tanto tempo lo paghi, però abbiamo una compattezza e una solidità di squadra importantissima che ci fa sopperire tante situazioni.